Nel 1948 poteva contare su una popolazione pari a 568 persone, con ben 83 case. Oggi di Crete non rimangono altro che la chiesa greco-cattolica e il cimitero. Ci troviamo vicino al confine con il Libano, a 25 km a nord-est di Acco, in quello che oggi è a tutti gli effetti un villaggio fantasma. Ma non è sempre stato così. 60 anni fa era un florido villaggio arabo-cristiano, prima che l'esercito israeliano lo requisisse per motivi di sicurezza per poi radarlo al suolo. Da quel momento, coloro che abitavano al Crete e i loro discendenti chiedono giustizia, anche in virtù di una sentenza della Corte Suprema israeliana, tuttora non rispettata, che riconosceva loro il diritto a fare ritorno nella propria terra. Una volta al mese, la popolazione di Crete, oggi dispersa in numerose città della Galilea, si trova proprio qui per pregare, per mantenere un senso di comunità, per ricordare a loro stessi e al mondo che lo considerano ancora casa propria. Crete è un villaggio nel nord di Israele. Ikrit è un villaggio nel nord di Israele. Nel 1948 tutti vivevano in pace quando l'esercito israeliano invase la Galilea. Chiesero agli abitanti di Ikrit di lasciare il villaggio per la loro sicurezza, ma solo per 2 settimane, andando nel villaggio chiamato Rami. Finito quel periodo dovevano tornare alle loro case, ma l'esercito non lo permise. Era una vita molto difficile per loro, senza casa, senza niente. E da quel giorno chiedono di poter tornare alle loro case. Nel 1951 ci fu la decisione del più autorevole tribunale israeliano che sanciva il diritto di tornare alle loro case per la popolazione di Crit e Baram. Ma il governo si rifiutò di accettare questa sentenza. Nella notte di Natale di quello stesso anno, il 24 di dicembre, distrussero tutto il villaggio, fatta eccezione per la chiesa. Da quel giorno ad oggi siamo senza casa, viviamo in villaggi differenti, torniamo spesso per visitare la nostra chiesa e la nostra terra. Possiamo solo tornare al nostro villaggio da morti. Questo è il solo modo per poter tornare. Ma da anni celebro la messa ogni primo sabato del mese e molta gente vi partecipa. In estate, inoltre, abbiamo un campeggio estivo per i più giovani, per far conoscere loro da vicino la storia del villaggio, anche perché viviamo tutti in città diverse. L'arrivo delle reliquie di Santa Teresina proprio di Crete ha assunto quindi per loro un significato ancora più prezioso, come ha dimostrato la grande partecipazione a questo momento. Alla celebrazione hanno partecipato l'arcivescovo Melchita Eliashakur e il parroco di Crete, Suhail Khoury. Very, 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 very important visiting from Santa Teresa to Crete because to let. È molto importante l'arrivo di Santa Teresa per dimostrare che Dio e Santa Teresa amano il diritto. Noi la preghiamo perché faccia capire al governo di riconoscere i nostri diritti, per aprire il loro cuore e pensiero, per far ritornare gli abitanti alle loro case, in modo da condurre una vita normale come quella di tutti gli altri. Secondo il quotidiano Haaretz, uno dei più venduti in Israele, i profughi di Crete, i loro figli e nipoti, sono diventati un simbolo di un'ingiustizia che richiede riparazioni con saggezza e conciliazione. Persino là, dove un tempo c'era una scuola gestita dall'arcidiocesi greco-cattolica, oggi non rimane che un cartello, a testimonianza del fatto che in quel luogo studiavano proprio i bambini di Crete.